Roma, 30 luglio 2013, ci troviamo insieme all'onorevole professor Rocco Buttiglione, attualmente presidente dell'Unione Democratica, dell'Unione di Centro e membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali dal 1994. Questo è un ruolo importante che ovviamente gli vogliamo riconoscere perché tra poco avremo la notizia della sentenza della Corte di Cassazione, la Suprema Corte, per quanto riguarda Silvio Berlusconi, che si pronuncerà. Molto probabilmente ci sarà un rinvio, è stato annunciato un rinvio, però aspetteremo che cosa ha da dire la Corte Suprema. Allora, io ho introdotto una frase dei Salmi che le ho anticipato prima, lei se la ricorda? Più o meno sì. È una frase dei Salmi che dice che il Signore punisce ma non vuole la morte del peccatore. Potremmo collegarla con una frase del Vangelo che dice che il Signore vuole che il peccatore si converta e viva. Ecco, allora, dovendo parlare della condanna presunta, quello che succederà adesso per Silvio Berlusconi, e dovendoci riallacciare alla frase che ha detto ieri Sua Santità Papa Francesco, chi sono io per giudicare? Lei che cosa ha da dire? Quello che dice il Catechismo. Veniamo un attimo a Papa Francesco. A Papa Francesco lo dicono, ma il Monsignore tal dei tali è gay. E lei l'ha nominato, non so dove, a un posto importante. E poi Francesco dice, ma la Chiesa condanna l'omosessualità, condanna il peccato, ma non condanna l'uomo. La Chiesa vuol sempre salvare l'uomo. E l'uomo non si identifica col suo peccato. Uno che una volta nella vita ha tradito la moglie, sarà per questo per sempre da considerare come un reprobo. Uno che per una volta nella vita ha avuto un'avventura gay sarà da considerare per sempre come un reprobo. C'è la colpa, c'è la confessione della colpa, c'è la penitenza, ma c'è anche il perdono. Non si può inchiodare un uomo a una cosa che ha fatto nel passato. Questo vale anche nella politica, vale anche per Berlusconi. C'è da parte di alcuni una tendenza a trattare Berlusconi come una specie di figlio di Dio. Tutto quello che lui fa è buono, è sbagliato, è un uomo. E c'è anche da parte di altri una tendenza a trattarlo come un figlio del diavolo. È la rovina, merita una condanna per omnia secula seculorum. Probabilmente è sbagliato anche questo. E un uomo può avere sbagliato, come ogni uomo ha diritto a un giudizio imparziale ed eventualmente anche alla misericordia. Grazie. Tommaso De Angelis, News 25. Ciao. Grazie. Arrivederci.